Grande ricchezza, eccoci ragazzi, oggi Range Rover Evoque, sostituzione pastiglie anteriore. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è tirare via i tappini qua laterali. E poi qui purtroppo abbiamo una brugola da 11. Voi vi lamentate su alcune macchine che ci sono da 7, qui è da 11. Vabbè, basta saperlo. Riallentiamo. Poi, per spingere il pistone indietro, è talmente tenero che si riesce a fare anche con un cacciavite. Quindi cacciavitone grande. Facciamo un po' di spazio qui in mezzo qui, quindi tra la pastiglia che sta abbattuta sul pistone, ci infiliamo il cacciavite dentro. E lo spingiamo dentro finché non si ferma. Tenerissimo. Ovviamente non potete vedere la forza che ci sto mettendo, ma vi posso garantire. Ecco qua. Si è già fermato. Ci assicuriamo che è tutto dentro, ma direi proprio di sì. Ovviamente poi qua io farò una pulizia sia qua dentro nella pinza che dove alloggiano le pastiglie, magari non ve lo faccio vedere, come anche la pulizia di questi due pistoncini. Io li chiamo pistoncini, ma sono delle barrette così filettate in punta. Questa boccolina qua io gli do una pulita qua, un po' di grasso aromato e rimettiamo dentro. Diciamo che io dico pistoncino perché è la parte dove diciamo fa muovere la tutta la pinza man mano che le pastiglie si consumano, perché adesso che mettiamo le pastiglie nuove parte la pinza da un punto, poi man mano che si consumano le pastiglie la pinza si muove proprio su questi due pistoncini fino diciamo adattarsi man mano al consumo della pastiglia stessa. Quindi tirate via i due pistoncini. Da quest'altra parte abbiamo una mollettina e vi faccio vedere come la tiriamo via, poi dopo come la rimetteremo. Semplicissimo. Allora, innanzitutto la molla rimane qui nella pinza, dobbiamo soltanto tirare via questa parte qui che è dietro la porta pinza. Basta far così. Uno e due. La lasciate qui, non la muovete. Appoggiamo qua sopra che non succede niente di male. Queste sono le pastiglie che sono consumate benissimo. Adesso, come dicevo prima, faccio una bella pulizia, mi porto avanti e per mia comodità vado comunque a fare un po' di smusso qui laterale, perché notavo, per esempio, specialmente su quest'altra qua, che c'è il segno dove ha preso contro la parte diciamo interna qui del disco, non esterna, però io ce lo faccio sia qua che qua, ma diciamo il disco non presenta nessun gradino, ecco, di usura. Guardate qui che è sfregato, diciamo su questa parte qua rugginosa, che è lì dove non prende la pastiglia o prende a malapena, circa 2 mm. Dopo aver pulito il portapinze con anche la pinza e puliti i due pistoncini, dopo andremo a mettere il grasso. Praticamente dobbiamo fare la procedura inversa. Pastiglie nuove,
con lo smus, guardate, qui e qui, leggermente. Non è obbligatorio fare lo smus, però in questo caso io glielo faccio, essendo che queste macchine qui hanno, specialmente la mattina, un problemino di attrito sulle pastiglie. Questa pastiglia qua la andremo a mettere direttamente nel pistone. Quindi vediamo un po' se riesco a farvi vedere, se si vede. Praticamente bisogna mettere in direzione questa molletta, alla fine, che deve entrare qui nel foro del pistone. Fare attenzione alla guarnizione, perché qualche volta la guarnizione si può rimane esternamente, quindi non va al suo posto come è andata in questo caso. Quindi mettere in posizione e spingere dentro, quindi sempre procedura inversa. Quindi mettiamo la pinza, i due pistoncini con il grasso ramato, alla fine andiamo a mettere la mollettina. Il grasso solo in punta, tanto una volta che va dentro nella gomma si espande da sola. Quindi mettere in posizione la pinza, idem anche da questa parte. Dopo aver stretto i due pistoncini è l'ora di mettere la molla, vediamo un po' se non ci fa arrabbiare. Partiamo da questa in alto, ma possiamo partire anche da quella sotto, non cambia nulla. Diciamo che per qualcuno era più interessante alla fine sapere questa qua come va dentro, ma è veramente semplicissimo. Dopo la molla ho stretto anche i due pistoncini che non avete visto, andiamo a mettere dentro i suoi tappini. Ultima cosa, qui il sensore non è presente perché è presente dalla parte sinistra. Adesso quello che io farò qui, vado a pomparmi qui il pedale, è una cosa importantissima, non vi dimenticate di pompare, perché sennò se partite con la macchina la prima frenata ve la vedete brutta, ecco. E niente, la raccomandazione dei bulloni 133 newton. Direi che siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io vi ricordo che nelle descrizioni di questo video troverete dei link Amazon che servono per supportare il canale del Piccolo Meccanico, sempre se lo volete. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella, così non perdete i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!